Buongiorno, sono Serena Causo, mi occupo di statistiche del commercio estero. Ho collaborato con i colleghi metodologi alla realizzazione di Cosmopolitics, una dashboard interattiva per l'analisi degli effetti del Covid-19 su import ed export basata su Big Data e sviluppata nell'ambito del Big Data Hackathon organizzato da Eurostat. L'approccio all'analisi dei fenomeni di commercio estero basato su Big Data è sicuramente innovativo e di interesse non circoscritto al periodo Covid-19. In particolare, Cosmopolitics offre la possibilità di esplorare dati da fonti statistiche ufficiali a massima granularità e tempestività in correlazione con social Big Data, attraverso strumenti di social network analysis e time series analysis. E ora passo la parola a Francesco Amato, che vi illustrerà l'architettura alla base della dashboard. Grazie Serena. Buongiorno a tutti, io sono Francesco Amato e in questo progetto mi sono occupato dell'architettura software di Cosmopolitics e dell'integrazione dei vari componenti. L'obiettivo del progetto era quello di realizzare in poco tempo una dashboard per mostrare i risultati delle analisi eseguite con tecnologie differenti, come l'elaborazione di machine learning in Python o le analisi sulla mobilità in R. E per fare ciò abbiamo adottato una soluzione architetturale a microservizi. In questa slide sono mostrati gli elementi architetturali che compongono Cosmopolitics. L'interfaccia web è stata realizzata come una single page application su Framework Vue. Per il lato server abbiamo implementato tre microservizi, uno per ogni tipologia di elaborazione, ed esposto tramite REST API i relativi servizi. Infatti abbiamo realizzato un microservizio per l'elaborazione in Python su Framework Flask, un altro per l'elaborazione in R su framework REST e Server, ed infine abbiamo realizzato un microservizio tramite JSON Server per esporre i dati statici come le classificazioni. Ogni singolo componente è stato racchiuso in un container tramite Docker e distribuito su piattaforma Cloud Azure. Questi sono i link del Cloud Azure dove è in esecuzione l'applicazione e il link al repository GitHub del progetto. Grazie, lascio ora la parola a Fabrizio. Grazie Francesco. Cosmopolitics offre uno strumento di analisi del mercato mondiale molto interessante, costituito dai grafi e dalla graph analysis. In generale, i grafi sono utilizzati per rappresentare, visualizzare ed analizzare domini nei quali le relazioni e le connessioni sono importanti. La graph analysis oggi, ad esempio, viene utilizzata per analizzare le reti sociali, oppure per analizzare e capire l'importanza di una pagina web. Pensiamo al PageRanking di Google. In Cosmopolitics utilizziamo la Graph Analysis per lo studio della complessa rete di scambi commerciali nel mercato mondiale. L'idea è semplice: per periodo, prodotto e mezzo di trasporto si costruisce un grafo in cui i nodi sono i paesi e gli archi rappresentano gli scambi del prodotto scelto. È possibile inoltre fare un taglio sulla percentuale dei paesi che contribuiscono solo alla maggior parte del mercato. Tutti questi parametri sono configurabili nella dashboard. Per ogni grafo, inoltre, si calcolano e visualizzano le metriche tipiche della graph analysis, come la centralità di un paese per lo scambio del prodotto. Anche la posizione finale dei nodi nel graph è significativa ed è il risultato di una simulazione dinamica nella quale i paesi sono soggetti a due forze. Una forza è repulsiva, ovvero inizialmente è come se i paesi volessero stare il più possibile per conto loro, ma l'altra è attrattiva e avvicina i paesi. Con una forza tanto maggiore, tanto è maggiore la quantità di bene scambiato. Tramite Cosmopolitics è stato possibile vedere l'impatto che ha avuto il Covid all'inizio della pandemia, con la centralità della Cina nell'esportazione delle mascherine chirurgiche. Cosmopolitics inoltre offre la possibilità di effettuare simulazioni di scenario, in particolare nel caso in cui il mezzo di trasporto venga interrotto. Pensiamo a quello che è successo mesi fa con il canale di Suez e il trasporto marittimo. Quindi, uno strumento interattivo, semplice da usare e siete tutti invitati a fare la vostra graph analysis con Cosmopolitics. Passo la parola a Federico. Grazie Fabrizio. Nella successiva sezione è stata implementata un'analisi di mobilità sui paesi europei, molto importante nella precedente fase della pandemia. Da un punto di vista economico, infatti, la letteratura sul Covid-19 ha mostrato, tra le altre cose,
che ad un maggiore livello di restrizioni imposte era generalmente associabile a un'attività economica minore e viceversa. Per questa analisi sono stati utilizzati dati sulla mobilità di Google. Per ogni paese europeo è stato costruito un indicatore sintetico giornaliero di restrizione della mobilità, con valori compresi fra 1, che rappresenta un lockdown totale, e 0, per nessuna restrizione. Questo indicatore è stato poi inserito come regressore nel modello per la successiva sezione di Cosmopolitics, quella che riguarda la stima dell'impatto della pandemia sui dati mensili di import ed export. A questo scopo abbiamo implementato un modello delle serie storiche interrotte, che permette in realtà di stimarne contemporaneamente due. Uno che segue l'andamento dei dati ed un altro, cosiddetto controfattuale, che in questa occasione ha provato a rispondere alla domanda: cosa sarebbe accaduto senza il Covid? Nella differenza fra questi due andamenti abbiamo provato a stimare l'effetto della pandemia su import ed export, in valore, per ogni paese europeo, partner commerciale mondiale e categoria di prodotto BEC. Nel grafico che vedete, i due modelli sono rappresentati rispettivamente dalla curva rossa continua e dalla linea tratteggiata orizzontale. Infine, nella stessa sezione, la dashboard permette la realizzazione di un'analisi di scenario, lasciando all'utente la possibilità di impostare un proprio livello di restrizioni per alcuni mesi successivi all'ultimo aggiornamento dei dati e verificarne l'impatto su import ed export. Grazie a tutti per l'attenzione.